dei punti cardine di questo libro è il fatto che è stata rivolta una domanda al mondo del pacifismo italiano. Gli è stato chiesto: ma voi riconoscete il valore della resistenza partigiana? Visto che chi si occupa di pacifismo comunque ad oltranza si occupa di pacifismo, di non violenza, quindi cerca di scansare quanto più possibile l'utilizzo delle armi. Cioè, molti partigiani non violenti non hanno utilizzato armi, ma... E a queste persone, ponendo questo quesito, tutte hanno riconosciuto il valore della resistenza partigiana, ma proprio perché è stata una guerra di liberazione. Quindi tu immaginati, noi abbiamo una bellissima Costituzione, abbiamo un articolo in particolare, l'articolo 11. Quando mai è stato applicato questo articolo? Da quando è stato realizzato? Mai. È stato applicato prima ancora di nascere, e grazie alla resistenza partigiana, quindi, è stato l'unico momento dove l'Italia si è difesa con una guerra di liberazione. Quindi cittadini che avrebbero potuto scegliere di scappare, di allearsi a un regime, invece hanno deciso di non consegnare la propria nazione a un occupante. Quindi per la prima e unica volta, e addirittura non essendoci ancora la Costituzione italiana, l'articolo 11 è stato rispettato. Quindi quando un popolo fa delle scelte, arriva all'estremo, cioè a fare quindi con la lotta armata, questa viene giustificata dal fatto che prima di tutto deve essere una lotta di liberazione, deve esserci un occupante, un dittatore, qualcuno che commette tutto quello che abbiamo visto nella storia. Quindi parliamo del 1938, le leggi razziali, l'entrata in guerra, quello che il fascismo alleato al nazismo prima ha fatto in Jugoslavia, e poi il fascismo alleato al nazismo, quindi dal 43, dall'8 settembre 43 al 25 aprile, cioè è motivo di giustificazione, ma non c'è neanche bisogno di giustificare una cosa che è giusta. Quindi cittadini che hanno preso questa decisione sono da rispettare. Capitini, un antifascista, quindi diciamo il fondatore della Marcia Perugia Assisi, cosa ha detto a partigiani? Gli ha detto: io non vi condivido, ma vi aspetto per ricostruire l'Italia. Quindi lui non avrebbe mai, per scelta sua etica personale, imbracciato un'arma, ma capiva quello che stavano facendo e l'importanza di quello che stavano facendo. Quindi di conseguenza, al finire della guerra, insieme a tutti i movimenti politici, hanno pensato a ricostruire l'Italia. Quindi è chiaro, non dobbiamo cadere nel gioco del rischio di qualsiasi forma si presenta di guerra, sosteniamo l'uno o sosteniamo l'altro. Cioè la politica internazionale è molto difficile. Pensiamo al caso emblematico, guardiamo la Libia. Certo, Gheddafi non era una bella persona, era un dittatore, ma rimosso Gheddafi le cose sono migliorate, sono addirittura peggiorate. Quindi dobbiamo capire che purtroppo, al di sopra di tutto, come diceva appunto anche Laura Tussi, ci sono degli interessi, sono interessi particolari, multinazionali, fabbriche di morte, di guerra. Quindi chi produce armi un giorno si allea con uno, quando questa persona poi prende forza si allea con l'altro, basta vendere armi. Questo è per questo che noi dobbiamo prendere questo esempio e portare continui moniti di pace, di non violenza, e pensando proprio anche a una persona come Giovanni Pesce, come la Nori Brambilla Pesce, cioè che la Nori addirittura ha trascorso anche un anno in un campo di concentramento, quello di Bolzano, ma pensare a Giovanni Pesce che dopo il 25 aprile ha deposto le armi e ha detto: da oggi dobbiamo continuare una lotta per la democrazia, per la pace, con mezzi diversi, ma prima era il mezzo che ha dovuto utilizzare. Grazie. Niente.